Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dei Cinghiali sul Tubo. Sono Essor in compagnia di Trabuso. Ciao ragazzi. E di Grifias. Salve. Allora, mi è arrivata la webcam, finalmente, così potete vedere la mia cucina, cosa a cui ci tenevo tantissimo, perché mi hanno schiaffato in cucina a me. Fate vedere la cucina, grazie. E in poche parole, l'idea di questo video non è di farvi vedere la cucina, ma di parlare dei cambiamenti che faremo nel canale prossimamente. In primis avremo una cadenza nuova di video che ve la spiegherà il buon Trabuso. Abbiamo scelto infatti di avere una cadenza lunedì, mercoledì e venerdì per le serie e gli altri giorni lasciarli per le prime impressioni delle recensioni di qualsiasi gioco riteniamo interessante e portarvelo alla vostra attenzione. Si era partiti con la scaletta dei video che già abbiamo detto l'altra volta, Subnautica e poi gli altri non me li ricordo, i vostri. Io dovevo fare Lord of the Fallen, ma ho dei leggerissimi problemi tecnici col gioco, nel senso che come provo a registrare, o come provo a giocare semplicemente, ho un glitch grafico dove proprio c'è uno sfarfallio del personaggio e non riesco a capire perché. Anzi, se qualcuno di voi sa la soluzione, gradirei sì, sarebbe venendo comodo. A capo. Noi sì. Abbiamo proprio di tutto. No, perché non so veramente cosa fare, non è un problema di computer, perché comunque il gioco lo regge benissimo, non ho problemi di crash né di frame rate o cose così, è solamente questo sfarfallio grafico che non riusciamo a risolvere. E l'idea era quella, appunto, fare Lords of the Fallen con Grifias. Io farò, finisco Folktale, lo porto avanti finché insomma c'è materiale, e poi aspettavo l'update 14 per fare Stonert, la stagione 2, e eventualmente puntare ad altri giochi che possono essere Earthlands. Stavo provando Earthland, ma non mi ispira per farci una serie. Mi ispira a sorpresa Slime Rancher, ma mi ha sorpreso in positivo quel gioco. Vediamo se lo farò in futuro come serie. E beh, poi ci sarebbero altri, ma ora non ve lo dico. Ero indeciso anche se fare o meno una serie su Cities Skyline, perché sinceramente non so se è un gioco che si adatta bene ad avere una serie. E non so nemmeno io se sarei in grado, in quanto la mia parlantina non è proprio così eccellente, di riuscire a portare un gioco del genere, perché dovrei parlare molto per non renderlo noioso. Quindi non lo so, un video probabilmente ce lo farò, però una serie valuterò. Ma domenica, che stiamo ancora provando il live. Sì, probabilmente domenica faremo un live. Non lo faremo giocato, le nostre connessioni, un 20 mega di Alice, abbiamo io e Trabuso e un 7 mega che ha Grifias, non ci permetterà di fare i live giocati, quindi faremo un live con domande, si parlerà del più e del meno, varie domande, eccetera. Pensiamo di farlo intorno alle 6 del pomeriggio, penso. Dovrebbe andare bene 6 del pomeriggio. Sì. Così sono pure finite le partite. Romanista. Riepilogando, in questo momento le webcam ce l'abbiamo io e Trabuso. Io sono ancora sprovvisto. Ma arriverà anche al buon Grifias. Per adesso non ci vedete comunque, perché abbiamo già registrato dei video, a me è arrivata oggi, quindi abbiamo registrato dei video in cui non c'è l'angolino con il nostro bel faccino. Ma in futuro sicuramente inizierete a vederlo, magari non nelle recensioni, perché non si pensava prima, non c'è alcun motivo di metterla in recensioni. No, superfluo, anzi per il montaggio ci torna pure scomodo magari. Ne vedrete sicuramente di nuove di recensioni nei prossimi giorni, o forse settimane, e abbiamo già fatte 3, ma non sono in programma in questa settimana sicuramente, non le metteremo. Mentre invece nelle preview, che noi chiamiamo un primo sguardo, quindi un primo sguardo o uno sguardo approfondito, se approfondiamo di più gli argomenti, sicuramente in questi vedremo se probabilmente di introdurre la webcam. Potete vedere i loro bellissimi faccini. Esatto. Fateci sapere le vostre opinioni, con i commenti sotto il video, se vi interessa una serie in particolare, come appunto si parlava prima di Stonert, i problemi di Grifias con Lords of the Fallen, la possibilità di fare Cities Skyline, o la serie per esempio che farà Subnautica al buon Trabuso, le 3 serie a settimana. Se avete preferenze, fateci sapere anche di giochi che magari vi piacerebbe avere una recensione, una preview, delle prime impressioni, giochi magari seguite, avete nella lista dei desideri, noi cercheremo di rimediarli un po' tramite magari i programmatori se ci aiutano, e un po' se abbiamo la disponibilità monetaria di prenderlo e recensirlo per voi. Ovviamente
parliamo sempre di giochi relativi all'ambito PC, perché ancora siamo sprovvisti di una scheda di acquisizione. Arriverà anche, ma arriverà quella, anche quella prima o poi, perché Bongrina si occuperà del lato console. Sì. Quindi con una scheda di acquisizione, sì, sono un consolaro, va bene. Amplieremo di più queste argomentazioni, che per ora non abbiamo, trattiamo solamente PC e prevalentemente giochi indie. Per ora le triple A l'abbiamo solamente vista col cannocchiale. Sì. Giusto qualche Final Fantasy, io perché sono un po' fissato con Final Fantasy, non so se l'hai capito. Con questo direi che possiamo chiudere qua questo mini vlog. Sì, era giusto per introdurre il fatto della webcam, di questa idea di fare 6 video a settimana più se c'è possibilità domenica. E probabilmente, visto che io sono anche un fan delle collector, via via ora che mi arriverà qualche nuova collector vi farò qualche unboxing, anche almeno ampliamo la nostra varietà di cose da proporre nel canale. Volevo farlo oggi con la webcam, però era sinceramente oscero fare era più il tempo di andare a prendere una cam esterna, fare il video di che si apriva la webcam e poi fare una recensione. È talmente semplice, insomma, non c'era poco da far vedere, apri la scatola, c'è la webcam, la metti e finito. Non ci è piaciuto l'idea, abbiamo evitato. Ecco la scatola. Ho fatto cascare tutto ovviamente, ma non importa, tanto non si vedeva. Vi salutiamo, ciao a tutti, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.